Flavio De Zorzi, il giramondo che da qualche mese sta esplorando l'Oriente con la sua panda, si trova in questo momento in Kirghizistan, dove sta avendo qualche contrattempo alla dogana, cosa che gli impedisce di raggiungere la Cina. Flavio però non è solo, qualche giorno fa a Narin egli si è imbattuto in una curiosa bicicletta verde. Subito mi accosto e scopro che è Fausto. Fausto vive a 30 km da casa mia. Fausto è un giovane sospirolese che sta raggiungendo il Nepal in sella alla sua verdolina, affascinato dalla cultura orientale e con in mente e nel cuore l'associazione Giuliano De Marchi. Lui aveva in programma di varcare questo valico, il Torugat, per poi proseguire verso il Tibet, ma purtroppo anche lui ha trovato la dogana chiusa, il suo visto cinese sta per scadere e quindi dovrà fare una deviazione. Io avevo sentito parlare di un ragazzo che andava in giro per il mondo con la panda, ma mai avrei immaginato di incontrarlo davvero un giorno. Comunque è emozionante dire che gli italiani non si fermano davanti a nulla.